maggiore qualità ma resa più bassa è il bilancio dell'olivicoltura nel nord barese. Vediamo il servizio. La qualità è ottima, dicono gli addetti ai lavori, nonostante la produzione sia diminuita rispetto allo scorso anno anche del 50%. Il prezzo è leggermente in salita, ma c'è chi ha raccolto prima del tempo per ricavare un olio più acerbo da destinare al taglio, affidandosi a mediatori sleali, rovinando il mercato a vantaggio di quello extracomunitario. Questa è la fotografia della stagione olivicola in provincia di Bari. Qui siamo nell'area del nord barese, terra della specialità coratina. Insistere nel non svendere il prodotto a faccendieri dell'olio oppure delle olive, che acquistano olive e poi rovinano l'immagine anche del territorio. I prezzi ora siamo intorno ai 300 euro a quintale, poco sostengono i produttori che denunciano la troppa frammentazione del settore. Con la quotazione attuale i produttori riescono a recuperare i prezzi di gestione dell'azienda agricola. Troppo bassi ancora? Beh sì, decisamente sì, perché poi non c'è una giusta remunerazione nei confronti dei nostri produttori, dei nostri soci. Un marchio comune è la soluzione per sconfiggere la crisi e imporsi sul mercato. Ad Andria, capitale italiana dell'olio d'oliva, ci credono e invitano i produttori a consorziarsi per dettare regole e prezzi senza bisogno di scendere in piazza a protestare. Oggi come oggi non abbiamo più quella capacità di poter competere sui mercati, sul mercato globale, non siamo più in grado di competere con gli oli che vengono dall'estero, oltre a quelli comunitari, quelli extracomunitari, quindi dobbiamo puntare su un marchio di qualità.